Graziella Cardone. Grazie a tutti, buonasera. Io vi porto i saluti del sindaco Ilaria Gatti e di tutta l'amministrazione comunale. Ringrazio tutte le associazioni presenti, l'amministrazione comunale nella qualità del sindaco Olimpia e di tutti gli assessori e consiglieri che hanno organizzato l'evento. Un evento molto partecipato e sentito. E ringrazio, i miei ringraziamenti vanno anche a un amministratore e nonché storico, Luciano Bonventre, che ha curato il relatore, discendente quindi di Domenico Di Matteo, che è purtroppo fucilato tra gli 89. Ringrazio anche Luciano perché attraverso delle ricerche storiche nel nostro comune ha portato quindi alla luce dei fatti altrimenti dimenticati. Io posso dire che questo è stato un evento molto partecipato e ringrazio l'amministrazione per averlo portato alla luce. Noi abbiamo restituito a 89 persone la loro dignità, quindi io mi sento di fare un grande applauso proprio per questo. È vero, sono passati 160 anni, però chiedo un applauso. Proprio per questo vorrei ricordare i nostri compaesani che sono stati fucilati il 23 gennaio. Nicola Capelletti di Pace, una frazione di Pescorocchiano, Giuseppe D'Angeli di Pescorocchiano, Giuseppe Di Filippo di Campolano, Domenico Di Matteo di Rocca Berardi, Felice Di Rocco di Tonnicoda, Giuseppe Ferretti di Valle Ceca, Luigi Gatti di Pescorocchiano, Sant'Antonio Rosati di Granada. Il 22 gennaio ci sono due caduti in combattimento: Giovanni De Santis di Santa Lucia di Giove Rotondo, Antonio Lalli di Ospanisco. Quindi io vi ringrazio per aver dato l'opportunità a queste 89 persone di avere una luce e una dignità con questo evento. Ringrazio naturalmente tutti i presenti e ringrazio tutti i discendenti e i parenti che sono presenti di Domenico Di Matteo di Rocca Berardi. Grazie a tutti e grazie all'amministrazione. Una cosa, ogni volta che noi passeremo, perché siamo confinanti, quindi passeremo da Scorgola per andare al Tagliacozzo, ricorderemo attraverso la lapide 89 persone e i nostri compaesani. Grazie di cuore.